Acino Nobile è venuto a trovare l'azienda Torre d'Orti. Siamo in compagnia con Franco, titolare dell'azienda, che ci spiega il suo Valpolicella ripasso superiore. Il ripasso nasce come tecnica per riuscire a rendere più strutturato il Valpolicella base, che in alcune zone e in alcune annate poteva risultare un po' leggero. Si prendevano le bucce dell'amarone che finiva la fermentazione e spesso non riusciva a finire tutti i grammi di zucchero che aveva, e una volta sbinato l'amarone si metteva il Valpolicella d'annata sulle bucce e si faceva una seconda presa di fermentazione. Alla fine si otteneva un vino più robusto e che aveva delle note di appassimento che poi si ritrovavano all'interno dell'amarone. Questa era la vecchia tradizione. Recentemente, con l'introduzione dei lieviti selezionati e con un sistema di produzione di vini un po' più tecnologicamente sviluppata, gli amaroni sono secchi. Il nostro amarone, per esempio, non ha zuccheri residui fermentescibili, per cui la nostra tecnica di ripasso è, diciamo, una tecnica moderna. È una tecnica in cui noi sviniamo l'amarone e poi, quando mettiamo il Valpolicella fresco sopra, in realtà non c'è nessuna ripresa di fermentazione, però abbiamo il contatto con le bucce dell'amarone e abbiamo anche l'estrazione di parte del liquido che è all'interno, che tra parentesi sarebbe la parte più succosa dell'amarone. Uh-huh. E quindi quello che si ha è un vino che ha una struttura decisamente superiore e dei sentori di appassimento che si possono ritrovare nel bicchiere. Il ripasso possiamo definirlo come un Valpolicella con una marcia in più o è un qualcosa di diverso? Nasce come Valpolicella con una marcia in più, però sta diventando un vino con un'identità ben precisa. Beh, le note fruttate sono abbastanza spiccate. La marena e la marasca, tipica anche dell'amarone, in maniera non così spiccata, non così evidente, ma ci sono. Gran morbidezza, grande equilibrio. Ecco, mi premeva di far notare una cosa: questo vino ha 14 gradi e mezzo di alcol. In realtà, sia nella percezione al naso e sia in bocca, questo non si sente. Questo vuol dire che è un vino fatto davvero bene, è decisamente molto vellutato e molto piacevole. Che cosa lo abbiniamo un vino così? La carne e tutte le preparazioni a base di carne e paste con ragù, sughi, diciamo, sono gli impieghi normali della cucina tradizionale locale, che vedono questo vino abbastanza impiegato, diciamo, anche sul quotidiano. Certamente. Il concetto è questo. Questo qua è il vino che a Verona, con la cucina locale, che fondamentalmente si esprime in 3-4 piatti che vanno dal tortellino ai gnocchi con la pastissata dei cavalli, può essere il famoso vino tutto pasto. Abbiamo assaggiato il Valpolicella ripasso superiore di Torre d'Orti. Salute.